This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Mettermi in strada mi ha portato ad andare in Albania. Mi ha portato prima ad arrivare a Reggio Emilia, perché io non sono di qua, vengo da Lecce. Mi ha portato a Reggio Emilia, da Reggio Emilia mi ha portato all'Albania, in Albania vicino a Scutari, la diocesi di Sapa. Mi ha portato a Gomsi, c'è un piccolo villaggio sulle montagne albanesi, e lì mi ha portato a fare il servizio civile, a fare attività pastorale nei villaggi della montagna. Mi ha portato a scoprire un altro me stesso, potrei dire, un'altra prospettiva, e lì forse è cominciato davvero il viaggio. Mi ha portato ad uscire da casa, dalla mia famiglia, e a avere il desiderio di partire per la missione, a rendermi disponibile, e mi ha fatto arrivare in Madagascar, ad Ampasimanzeva, in un villaggio nella foresta dove c'è l'ospedale finanziato dalla diocesi di Reggio, e a dare una mano in casa, nella comunità, con le suore, ad aiutare ad accogliere i gemellini abbandonati, a dare una mano in ospedale, a curare le persone e ad occuparmi delle persone che magari non avevano parenti che li potevano seguire o non avevano cibo, e a dare una mano in maternità, a fare le consultazioni prenatali alle donne in gravidanza e a fare i vaccini. Vada ci ha portato in Brasile 2 anni fa, nel 2011 fino al 2013. Siamo partiti insieme con i nostri due figli, adesso hanno 5 e 3 anni, e nelle missioni diocesane in Utinga, Rui Barbosa, Bahia. E dopo un percorso bello, un percorso anche un po' difficile, un po' duro, un percorso di lasciare delle cose, ma un percorso anche di trovare tante cose. Sono 3 mesi a Mumbai, nella missione reggiana, dove c'è una casa di carità in un quartiere, si chiama Malad, e è una casa gestita dai frati, e ci sono più o meno 13 ospiti, e io sono stato lì come volontario e facevo la vita di casa, quindi preghiera, servizio, accompagnare gli ospiti in giro per il quartiere, fare le attività con loro, andare alla messa quotidiana, e sì, fare un po' tutte le attività che propongono in casa di carità. Nel paese delle mille colline, in particolare sono andata per un anno nelle case Moro di Mukarange, in Camerun dei Bare, e praticamente a vivere con le persone ruandesi, sia Hutu e Tutsi, quindi gli attori del genocidio. Il progetto era un progetto non tanto del fare, ma dello stare con, quindi vivere la quotidianità dalla mattina alla sera, quindi dalla mattina alla sveglia alle 5:30, la messa, la preparazione dei bimbi, lavare il pane insieme con le off, con le volontarie, perché appunto al pranzo giochi con le persone accolte, perché le case Moro sono delle case che ospitano Hutu e Tutsi, e in particolare per gli Tutsi che hanno difficoltà, con le persone povere o persone malate, e figuriamoci in Ruanda, persone che hanno bisogno ce ne sono tante, quindi quelle che però non avevano qualcun altro che si occupava di loro, quindi avevano bisogno di un sostegno, di qualcuno che si occupasse, che li curasse. Appunto, l'obiettivo del progetto, quello che ho fatto, è stato soprattutto stare, vivere nella semplicità, lavorando con loro, giocando con loro, pranzando con loro, cucinando con loro. Sulla nostra strada abbiamo incontrato soprattutto persone, tante persone, bambini, mamme, a seconda della pastorale dove si lavorava, quindi la pastorale familiare, la pastorale dei giovani, la pastorale della catechesi, quindi davvero tante persone in una maniera, io credo, molto, molto profonda, e non relazioni superficiali, quindi passaggio, un ciao e via che si va, ma davvero delle relazioni profonde,
conoscenze profonde e credo molto sincere e trasparenti. E da non dimenticare, sicuramente abbiamo incontrato anche il Signore, una chiesa, quella brasiliana, quella di Rui Barbosa, incentrata sulle comunità di base, quindi questi laici molto coinvolti e la parola del Signore sempre davvero al centro. Sulla strada si incontra un mondo, si incontra tanta gente, si incontra la vita. In Albania ho incontrato tantissime persone sulla strada, spesso con la missione in macchina si davano passaggi a tanta gente, spesso a piedi si incontravano delle persone e si faceva un tratto insieme oppure tutta la strada insieme. Io ho riscoperto in Albania la strada come luogo di incontro, come luogo di contatto con le altre persone, per incontrare la loro vita, la loro storia. In Albania ho scoperto anche nell'incontro la verità dell'altro. Molto bene l'incontro con tre bambini, ospitati per un mese di tre che sono stato io lì. Tre bambini indiani, appunto, che venivano proprio dalla strada. E la più piccola si chiamava Anju ed era in una situazione molto pesante, aveva 5 anni, pesava 5-6 kg. E mi ricordo che la prima volta che me la portarono mi dissero di andare fuori al sole a tenerla al sole perché stava bene, gli faceva bene per la pelle. E mi ricordo questo incontro, insomma, particolare, perché io ero grande grosso e lei piccola e mi sembrava di tenere in mano una miniatura, qualcosa di piccolissimo. E quindi poi mi ricordo che c'era molto caldo, però dovevo stare al sole perché lei faceva bene stare al sole. Io sudavo, ho fatto fatica, ma persone che lavorano e che camminano sempre, vanno sempre a piedi, a volte anche scalzi. È bello incontrare i bambini, ho incontrato tanti saluti, tanti sguardi stupiti, perché lo straniero, il vasà, il bianco fa effetto vedere un bianco per la strada in un villaggio nella foresta, e quindi all'inizio erano molto stupiti. Dopo hanno iniziato anche a conoscermi, a chiamarmi per nome, quindi tanti mi incontravano, mi salutavano e a volte mi venivano con me, mi accompagnavano durante il percorso, la passeggiata, soprattutto i bambini, erano tanti, e quindi scherzavamo e cantavamo insieme. Una volta mi sono fermata vicino alla casa di una mia amica e mi ha invitato a entrare in casa. Io subito ho esitato un attimo perché, conoscendola, sapevo che la famiglia era molto povera e quindi non avrei voluto metterli in difficoltà. Poi lei ha insistito e allora sono entrata e mi ha accolto in casa. Mi ha fatto sedere su un sacco di riso, perché loro si sedevano sulle stuoie ma volevano che io fossi l'ospite e ben accolta. E poi dopo mi ha ringraziato per essere entrata e si è scusata perché non aveva niente da offrirmi. E mi ha detto: il Signore ti ricompenserà, pregherò il Signore per te. E quindi questo è stato, sono tornata a casa contenta della passeggiata che avevo fatto e dell'incontro che avevo avuto sulla strada. Un sacco di persone, perché l'Irlanda è un paese molto popolato, direi il paese delle mille colline, ma anche dei mille bimbi. Ma in particolare ricordo l'incontro con Sidumana, un bimbo di 6 anni, e i suoi fratellini, Eugenie e Marie. Rispettivamente Eugenie aveva più o meno 1 anno e Jean-Marie ne aveva 3. Dunque, l'incontro è stato il seguente. Io e Mauro, il volontario che era con me in Ruanda, siamo andati insieme al responsabile della casa a Mauro di Tavolando. Siamo andati in questo villaggio perché c'era stato segnalato un trattamento di una famiglia in una grave situazione di povertà e di difficoltà. E una volta che siamo arrivati abbiamo visto proprio questa capanna, questi 3 bimbi per terra, sporchi, con stecchetti, bastoncini ovunque, con le croce ai piedi, e una situazione non solo di povertà, perché quella appunto era comune là, ma di proprio di trascuratezza e di abbandono. E abbiamo chiesto alla mamma se voleva, se poteva darci i tuoi figli per poterli aiutare. E lei è stata molto contenta della cosa, il papà alcolizzato non c'era, però ricordo il viso, l'espressione del più grande di Sidumana,
che una volta spiegata la situazione, insomma, stava venendo verso di noi e si è bloccato tra noi e la mamma. E quindi questo, proprio lo sguardo di questo bimbo che da una parte sapeva che avrebbe fatto anche bene della mamma affidandosi, affidando lui e i suoi fratelli a noi, ma nel contempo sentiva anche la difficoltà di lasciare lui la mamma. Quindi insomma questo ricordo di questa situazione e davvero ti apre il cuore e ti fa dire anche quanto affidamento, quanto cura anche un bimbo così piccolo. Oltre muri e confini ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse. Una volta rientrato sono iniziate davvero le difficoltà, non c'era la difficoltà della lingua da imparare, degli stili diversi, dell'ambiente sconosciuto, ma c'era la difficoltà di reintegrarsi nell'ambiente di vita che era sempre stato il mio. Là è cominciata davvero la difficoltà, c'è stata la difficoltà di sperimentare percorsi nuovi per ritornare, perché non ero più quello che era partito, evidentemente. La difficoltà di trovare il mio posto nel contesto in cui ero cresciuto, nella parrocchia, nella mia comunità cittadina. La difficoltà del lavoro. In tutto questo, in questa ricerca per la strada, per trovare la mia collocazione, sto provando a modificare i miei stili di vita, quelli che erano i miei stili di vita, e quindi meno macchina, più strada, consumi differenti, attenzione all'altro. In questo sto riscoprendo davvero la strada, il cammino fatto con gli altri, quello che avevo riscoperto in Albania, lo sto ritrovando come un di più di umanità, un di più di incontro. Mi ritengo ancora in strada, perché sono tornata da quasi 3 settimane, ma neanche, e quindi credo che la strada da percorrere sarà un po' rivedere il percorso che ho fatto, il cammino che ho fatto giù, e continuare a camminare nel segno dell'accoglienza, perché l'ho ricevuta tanto, e quindi adesso impegnarmi qua nelle cose che farò, che non so ancora quali saranno bene, però cercare di accogliere le persone che incontro sulla strada. Mi viene vedere una parte la strada della normalità, cioè ho ripreso, insomma, ho iniziato a lavorare e poi insomma mi sono sposata, quindi la strada della vita matrimoniale, anche della coppia, della famiglia, ho i bimbi, e proprio con alcune novità, diciamo, sicuramente con l'apertura verso l'altro e con un'attenzione a due cose principali: uno, lo stile di vita sobrio e attento all'essenzialità e alle gioie, direi, e la seconda cosa con un'attenzione centrale all'accoglienza, quindi accogliente che può essere, facciamo figli di una gente oppure accogliamo persone magari in difficoltà, e quando usciamo rendiamo aperta la nostra famiglia un po' come è aperta la casa Marocca. Diciamo che là in questi 3 mesi e poi in tutto l'anno della leva ho scavato un po' dentro me stesso, perché ho scoperto tante cose di me e mi sono messo alla prova e l'ho fatto nel modo per me più interessante, quindi volendo bene agli altri, e quindi cercando di far star bene gli altri, sono andato un po' più dentro me stesso. E allora, tornando a casa, percorro la strada delle mie scelte con questa consapevolezza, e quindi di essere un po' più ricco, di essere un po' più vero, perché mi sono conosciuto meglio e mi sono messo alla prova, e quindi tutte le scelte che faccio, le cose che vivo, anche i sogni che cerco di realizzare sono un po' più veri grazie a questo momento che mi sono dato. Siamo tornati e ripensiamo a tutte le motivazioni che ci hanno un po' portato a partire, ripercorriamo quelle che sono state anche le nostre difficoltà, le nostre debolezze, e ci portiamo a casa tante ricchezze, ma anche le nostre miserie, le nostre piccolezze come singoli, come famiglia, come coppie, però non abbiamo ancora capito, chissà, forse ci vorrà un po' di tempo, capire come usare la ricchezza guadagnata, come usarla qui.
perché la missione, siamo convinti che la missione grossa sia poi questa, il tornare. Ci è stato detto da un don, da un nostro don amico, ci ha detto proprio: bene, che adesso siete tornati e inizia la vostra missione. With no hope left, one day I ran off to Bologna. There I met a friend who helped me find my fortune. So I changed the way I look, I changed my way of being.